Eccoci qua. Benvenuto Vincenzo Marra da Hollywood. Il Chuck pure oggi? Ecco, no, non so in quadro, non so in quadro. Eccolo, il Niente, Chuck. Marco, così No, sembra che voli, no? Che sembra cominciare. una papera più Ma, che un Chuck, un Chuck. lasciali. Allora, benvenuto a Vincenzo Marra, regista talentuoso di origini napoletane, ma che ormai è un romano a No, tutti sempre gli napoletano. effetti. Sempre napoletano, però insomma diciamo che abiti a Roma da diverso tempo Sì, questo. e abiti molto vicino al nostro covo, per cui ci vediamo spessissimo, addirittura hai fatto Tanti anni. da tanti anni e hai fatto addirittura un'apparizione mentre stavamo in diretta proprio con un ospite e sei venuto in negozio fra i primi a Perché rompere. c'avevo la rota, sono venuto con la mascherina. Allora, intanto ecco, spieghiamo questo look di Vincenzo perché c'ha problemi agli occhi di allergia, immagino, vero Vincenzo? E quindi Diciamo, Vincenzo, guarda, facciamo così, ecco. Vincenzo. Mi Ecco. prendono tutti in giro, ma ormai vivo con questa cosa qua. Me li tolgo per andare a dormire. Giusto. Appena riapri la vita, cercherò di prendermi delle lenti, quelle che si trasformano piano piano con. Ah sì, quelle che sfumano dal chiaro all'oscuro. Adesso E comunque, guarda, siamo tutti in nero, sembriamo i Blues Brothers, un trio di neanche a farlo apposta, ci siamo messi proprio quasi in formazione ufficiale. Allora, niente, Vincenzo, da dove cominciamo? Dall'inizio cominciamo. Io sono. Da dove volete voi? Io. Ok, allora, Vincenzo comincia a venire da Hollywood quando ancora forse eri proprio all'inizio. Io mi ricordo che facesti un film, l'esordio, il film d'esordio dopo un paio di documentari che avevi fatto. E siamo alla fine degli anni 90, dico bene? O inizio anni 90? Fine Beh, anni 90. diciamo che il primo cortometraggio è stato fatto nel 97. Io sono del 72, quindi avevo più o meno 25 anni. Poi l'anno dopo ho fatto il mio secondo cortometraggio, poi feci Girai, il documentario che ancora è molto vivo, vitale, insomma, vengo chiamato, fatto sugli Ultras del Napoli, che si chiama Estranea alla Massa. Lo girai nel 99, Notevole, sì. poi nel 2000 girai Tornando a casa, il mio esordio, e poi uscì prima Tornando a casa e poi Estranea alla Massa, che io per una serie anche di soddisfazioni importanti, perché entrambi presero molti premi. Li chiamavo fratelli, anche se poi insomma, perché uno andò a Venezia a settembre e l'altro andò a Torino a novembre. Quindi quell'anno io fu straordinario, perché mi chiamavano per andare in giro in tutto il mondo, o con l'uno o con l'altro, perché erano molto richiesti, e poi appunto nati più o meno sotto lo stesso periodo, nello stesso periodo. Eh Così. sì, perché poi appunto tanti festival, addirittura mi sembra che i primi tuoi film sono stati fra quelli che hanno girato più festival in assoluto del cinema italiano in quegli anni. Vento di terra, che è il mio secondo film, gli diedero un premio speciale per la maggior partecipazione a festival internazionali di un film italiano. Però quel premio arrivò nel 2005, diciamo alla fine di un anno Certo. dove veramente mi sembravo una rock star, perché per non perdere niente, io poi sono appassionato di viaggio, infatti mi sono un po' salvato dalla pandemia. Sempre per un'esperienza in un festival, poi vi racconto se vi fa piacere. Certo. E quindi praticamente non volevo perdere nulla, e quindi dissi al venditore estero che volevo organizzare io i viaggi, perché loro incominciavano a dire no a qualcuno. E quindi ho fatto delle cose incredibili. Ho fatto Mosca, Buenos Aires, Oslo, New York, Certo.
Marrakech, il tour mondiale proprio. Per non perdere, sì, sì. E veramente poi anche tutti i continenti fece il film. E niente, quell'opportunità di prendere un aereo dopo l'altro, di, insomma, è un'esperienza che poi era anche figlia di un'altra età anagrafica, però, però fu ancora, me la ricordo come esaltante, insomma, molto con storie, incontri, insomma, un viaggio incredibile che poi però mi ritrovai a Fiumicino alla fine di tutta questa giostra. Ho rischiato di morire perché a New York stava cadendo l'aereo, quindi ero anche in aereo con una mia collega che si chiama Laura Muscardin, perché andavamo al festival, quello di De Niro, al Tribeca. Al Tribeca. Quindi abbiamo dovuto fare un atterraggio di emergenza in Irlanda, a Shannon, perché l'aereo praticamente stava cadendo. Mamma mia! La settimana dopo tornai da New York e mi diedero in maniera molto sorprendente un premio molto importante, uno dei più importanti che ho vinto della mia carriera, a Cannes, per il film di rivelazione dell'anno, sempre Vento di Terra, che era stato a Venezia l'anno prima. Era un giro che non finiva mai. Andò per decollare l'aereo e praticamente all'ultimo decise di ritornare in pista. Capì che c'era qualche cosa che, insomma, in quel momento era certo, non prenderemo mai un aereo con te, questo è poco ma sicuro. Però insomma è stato a Cuba. A Cuba mi fermarono dopo la proiezione, abbiamo fatto un salto, siamo già arrivati all'opera più o meno terza, considerando che stata la massa che uscì al cinema, però voglio dire, chi se ne frega. A Cuba mi aspettarono dopo la proiezione due in giacca e cravatta, che io vidi subito un po', riconobbi come stonati nel contesto in cui straordinario, perché i cinema cubani erano pieni di gente, sembrava, e questi mi chiesero se volevo fare a spese del governo cubano tutto il giro dell'isola portando Vento di Terra in ogni dove, in ogni angolo dell'isola, perché se avessero visto Vento di Terra gli sarebbe passata la voglia di viaggiare di scappare da Cuba. Così come una proiezione, quello è un episodio incredibile, una proiezione a Marrakesh, nella piazza quella famosa dove facevano questa proiezione, quindi mondi che si sono mischiati, poi persone che sono rimaste, esperienze che mi porto dentro, ecco questo. Peraltro, peraltro questa esperienza ti ha dato anche la possibilità di vedere come il tuo film veniva recepito praticamente in tutto il mondo. Sì, bello, no, la percezione è bella questa cosa, perché la percezione, ad esempio, che ne ha Cuba è sicuramente diversa da quella che poi si può avere, non so, prima citavi Oslo, ad esempio, no? O a Cannes, certo. Ma pensa, ti racconto un episodio che anche quello. Andai al festival di Salonicco, che era, non so, ancora adesso, un festival a cui ero molto legato, avevo un rapporto col direttore che mi stimava tanto, andai, si fa soprattutto per opere prime e seconde, quindi io andai sia tornando a casa, poi mi rinvitò per Vento di Terra. E si fanno tre proiezioni. La prima, un grande teatro, una specie di sala grande, ha una forma più o meno del teatro argentina, per chi lo conosce a Roma, però molto più grande. Poi si faceva in un altro cinema grande, poi la terza proiezione si faceva un piccolo cinemetto interno al Palazzo del Cinema. E le prime due proiezioni furono esaltanti, il film fu esaltato, eccetera, eccetera. La terza proiezione, che c'erano 50 persone, siccome il film a un certo punto racconta il protagonista che partendo da Napoli poi finisce a diventare un soldato di pace, se così si può dire, in Kosovo, e a un certo punto c'è questo incontro tra i militari italiani e gli albanesi, e alla fine del Q&A, il famoso domanda e risposta, una donna greca si incavolò dicendo che io avevo preso posizione per gli albanesi
contro i loro fratelli serbi per una situazione di etnica, di conflitto etnico, sì. Praticamente si armò un casino incredibile. Questa riuscì a pompare gli altri della sala e dovette venire la sicurezza a portarmi via. Ma penso. Per dirti, no? Quando Giorgio diceva le cose di come cambiano le percezioni una proiezione rispetto a un'altra. Giorgia, ce l'abbiamo la cassetta numero 21, lo facciamo tornare un po' più giovane a Vincenzo, la cassetta numero 2184, per favore. Che guarda caso io ho proprio qui. Guarda un po' che c'è qua, Vince. Aspetta. Vabbè. No, guarda. Formato tecnico digitale, proprio ultima generazione, avanzato. Io, questo è una morte che Marco, tante volte ne parliamo. Io ho passato, diciamo che per ricordare gli anni della mia vita, quando ero bambino, ancora adesso un po', devo dire la verità, devo ricordarmi dove giocava il Napoli. Quali erano le partite del Napoli. Adesso quando faccio i film, negli ultimi 20 anni, il tempo viene canalizzato sui film, quelli che ho fatto, dove stavo, eccetera. E quindi un film ci metti 2-3 anni per farlo, se va bene, e poi passi altro tempo per cercare di farti fare il DVD. Un'esperienza orribile successa con Tornando a casa, che per esempio esiste in versione DVD in Francia, sì. Ma in Italia, siccome apparteneva a quel periodo, diciamo a metà tra il passaggio del VHS e i nuovi formati, infatti è uno degli ultimi numeri di VHS, quello è vero. E quello, se non sbaglio, uscì con la LU Edizioni, se non ricordo male, prodotto dalla Tucker, c'era in mezzo la Tucker Film di Moretti, ma c'era la LU. Quindi la collana editoriale dell'Unità, diciamo. Questo me lo ricordo. Io, quello, credo che in Italia nessuno si permetterebbe mai di parlare con te su questo. Sono talmente ferrato che... Senti. Tu devi sapere, a proposito di questo, io ogni tanto faccio un intervento così, no, che mi sgrazza anche un po' dal cinema ogni tanto. E tu lo conoscevi, Vincenzo, il gioco del cinema? Esiste? Un gioco bellissimo che si chiama Il gioco del cinema, è fatto come il Trivial Pursuit, ma uscito anni prima del Trivial Pursuit, dove tu hai questi piccoli pupazzetti che sono fatti a forma di Oscar e devi andare in giro a vincere i vari premi sul tabellone. No. Una volta che hai vinto tutti i premi, puoi andare al centro, vincere il super premio finale. Ecco, Marco ci faceva passare a noi, che io all'epoca ero ragazzina, ci faceva passare le serate a giocare a questo gioco, e l'unico che si divertiva era lui, no, si divertiva solo lui, perché vinceva solo lui. Come Nanni Moretti quando gioca con i trenini, no, che dei bambini. Non stavo per te lo giuro, guarda. Poi non sapevo l'esistenza di questo gioco, io di solito ne... quando il montaggio, che è una fase molto... Insomma, ci sono registi dove si allontanano, vanno, tornano, forse con l'età penso che dovrei farlo anch'io, invece io sono lì, in una specie di... Godardo. E quindi a un certo punto con i collaboratori poi escono fuori questi giochi, che sono un po' figli di... tra cui quello più gettonato, che non... alla fine... ci sono delle grandissime litigate ogni volta, cioè su stilare una lista dei migliori 10 registi della storia del cinema, cercando di dare una proporzionalità, vedi Marco già si sta intrigando, una proporzionalità anche diciamo geografica, e quanto quei film, alcuni film di questi registi, possano resistere nel tempo. Cioè,
mettendo un film anche, diciamo così, nella visione, adesso che io per esempio, Giorgia lo sa, ho approfittato della pandemia per cercare di far vedere i film a mio figlio che ha 12 anni, e quindi in tutti i modi, e lui per esempio, anche per me che scrivo, è un grandissimo stimolo, banco di prova, sì, per capire, no? Perché per quanto resistono al tempo, per quanto sono invecchiati bene, ecco. E diciamo che questo gioco sui primi 7-8 nomi, diciamo, diciamo i giocatori sono abbastanza tutti d'accordo, che non devi dire quelli che ti piacciono a te. Io farei una lista con i miei registi della vita. Una volta il mio amico Alberto Crespi ha scritto un libro sui registi dei registi, sono, però diciamo uno deve aprire la mente e dire in maniera onesta quali sono quelli al dipendentemente dal gusto personale. Certo. Sui primi 7 nomi sono tutti d'accordo. Gli ultimi 3 io ho visto delle litigate anche Roma-Lazio, perché devi lasciare fuori qualcuno, certo. Cominciano a incavolare su come ti permetti a dire che quello è meglio di un altro. Quindi fra Chiarostami, Glauber Rocha e che ne so, no. mentre su Lubitsch, Billy Wilder e Kubrick sono tutti d'accordo, no? No, in realtà facendo una proporzione, anche perché... Cioè, dimmela, a questo punto mi hai sfidato, dimmi... Però, aspetta, ti ripeto, se io dovessi fare una lista, io, la mia lista sarebbe dei miei film che mi hanno cambiato la vita. No, è diverso, certo. Non c'è, no, diciamo. Devi considerare un po' anche l'importanza di questi registi. Sì, indipendentemente, diciamo che i 7-8 nomi, adesso vado a memoria perché per dare anche una proporzione geografica, capito Marco, e quei film che sono rimasti sì. nel tempo più o meno sono Orson Welles, Chaplin, Hitchcock, Kubrick, anche se è un gioco, mi rendo conto, questi 4. Poi per cercare di dare mondo, Truffaut, Fellini e Kurosawa, per cercare di dare mondo, non so se sì, certo. E chiaramente per gli ultimi 3 succede un casino, perché ci sta Coppola, ci sta Scorsese, ci sta Spielberg, ci sta, ne so, Polanski, già quelli che ho detto io prima, Lubitsch e Billy Wilder, non puoi escludere Billy Wilder, Jean Renoir, Rossellini, Visconti, Antonio, Pasolini, ma diciamo che su più o meno quelli sì, ho capito quello che dici. Per esempio, un altro che io tendo a metterci per cercare di dare mondo, e quindi tagliando fuori degli statunitensi per ovvie ragioni, io tendo a metterci Bergman, certo, e si incavolano tutti, perché poi gli togli fuori i due costi. Gli togli altri due costi, certo. Bella questa cosa, bella, bella. Ci giocheremo a Hollywood a questa cosa, ci giocheremo anche con Se tu glielo dici... Certo. Però molti dicono, io ci voglio mettere le luci, ho capito. Certo. Non so, no. Senti, Vince, facciamo un salto indietro allora ai primi lavori, perché sono quelli che comunque hanno un po' segnato anche il tuo stile, questa cosa di un cinema di forte territorialità, secondo me. E io c'ho qui proprio nel nostro sito c'è cioè la piccola recensione che feci quando arrivò, quando uscì Tornando a casa, La vita dura e senza futuro di 3 pescatori napoletani e della loro barca in acque comunque straniere. Intenso e amaro l'esordio del giovane Marra alle prese con problematiche attualissime. Lo stile rigoroso e realistico è da incoraggiare. Questo scrissi io nella mia breve presentazione perché comunque c'era, a differenza di tanti altri film, e poi qui mi dirai che hanno preso una certa china sul vivere questa condizione al sud, soprattutto dei giovani,
di vivere questa condizione al sud molto penalizzante per mancanza di futuro, per quello, tutto quello che sappiamo, tu sei stato fra i più, come dire, bressoniani, fra i più rigorosi autori a raccontare queste vicende, cioè c'era pochissima sottolineatura, era tutto molto distaccato, però una forza potente di coinvolgimento sulle tematiche. Quindi io trovai questi due film appunto come un nuovo Visconti, una nuova terra trema, quasi al limite del, soprattutto il primo, quello dei pescatori, ma anche Vento di terra, era un film struggente, ma allo stesso tempo mai sottolineato e tenuto con molto rigore proprio narrativo e stilistico. E abbiamo detto di quanto questi film, nonostante fossero difficili, tra virgolette, perché comunque non erano dei film facili, di quanto fossero riconosciuti validi in tutto il mondo. E quindi vorrei sapere da te questo approccio col cinema che tu hai avuto, quanto l'hai vissuto in maniera appunto naturale, forte, tua, l'hai sentito subito tuo questo tipo di espressione. Sì, diciamo che adesso dirò una cosa che può sembrare antipatica, ma non lo è. Io quando ero studente di cinema, in formazione, diciamo, prima dell'esordio mio, non mi piacevano molto i film italiani di quella stagione. Mi sedevo, non credevo molto spesso alle storie, non credevo all'interpretazione, non credevo all'ambientazione, quindi nacque il desiderio, quando feci il primo film, con l'idea che poi non avrei fatto più nessuno, di giocarmi tutto per tutto, ma di cercare di dare verità al mio lavoro. Ecco, e quello è stato per me un cavallo di battaglia che mi ha portato in due avventure vere e proprie, perché insomma. E quindi dissi di voler fare questo film in mezzo al mare, con i pescatori veri, 5 settimane di notte, all'epoca si girava con la pellicola, insomma. In 35 era, vero? No, lo giriamo in Super 16 e poi lo gonfiamo. Ah, ok. E anche perché molte riprese sono fatte, quasi tutto è fatto a spalla, perché veramente il mare è una bestia, non da poco, e quella barca per la sua conformazione ha proprio uno scivolamento per favorire la pesca sott'acqua. Perché era un peschereccio vero, no? Sì, era il peschereccio. Io mi ricordo il produttore, quando gli dissi come volevo girarlo, un po' a sfida, mi disse: guarda, ti do, va bene, ma senza crederci, devo dire la verità, ti do 5 milioni di lire, mi devi trovare, ma non per me, come spese, mi devi trovare i pescatori, gli attori, i pescatori, le location e la barca. 5 milioni. Partì con la mia Fiat Uno. E mi ritrovai a Naso, in questo posto che poi è diventato per me, sono tanti anni che non ci vado, ma per me è come un primo amore, un amore. E piano piano trovai il pescatore aveva una barca, su questa barca c'era suo fratello, e quindi avevo già tagliando molto, mi installai in quel territorio per mesi e mesi. Poi su una spiaggia che faceva il bagnino trovai Abdel, che doveva interpretare il ruolo dell'algerino a bordo. E poi quando praticamente io andavo in giro come un pazzo e trovavo le location, trovavo dove girare, e trovavo anche le comparse, insomma,
Molto spesso poi negli anni, quando faccio i film e mi dicono che io, che faccio tutto io, in realtà forse è figlio di un trauma questa cosa. Perché Te l'hanno imposto di fare tutto te. anni, esattamente, cioè, vai, 5 milioni, che diciamo sembrano tante adesso, non mi No, pare, no, erano zero, erano. Anzi, dovevo affittare la casa, io certo. presi un bed and breakfast a Pozzuoli, completamente da solo, uscivo la mattina e mi andavo a cercare il mio figlio. E da là è Anzi che nato. non ti hanno detto porta il resto. Ah? 5 milioni. Anzi che non ti hanno detto porta, ti diamo 5 milioni, porta il resto, perché veramente avete girato, sei riuscito a girare veramente un film No, ma poetico. era la preparazione, no. Poi dopodiché arrivò, a quel punto si appassionarono di più alla cosa, il film prese, arrivò la troupe e sulla troupe riuscì a trovare il protagonista, il ragazzo che non lo trovava da nessuna parte, che faceva Bravissimo, bravissimo. il pescatore a Procida su una barca, quindi realizzai questa sporca dozzina, ma in realtà questi quattro che poi sono diventati con gli anni ancora delle persone che ogni tanto sento con grande affetto anche attraverso Facebook. E Avevi già andai. tutto scritto, Vincenzo? Il film era tutto scritto e Hai nessuno cambiato. di loro ha mai avuto la sceneggiatura. Ah, ecco. E questa cosa qua poi è divertente perché l'ho raccontata in altre occasioni, che poi a film finito riaprì la sceneggiatura del film che avevo scritto in maniera anche molto minuziosa, e effettivamente è il film che avevo girato. Cioè, io avevo pensato di aver cambiato tutto, di aver stravolto tutto, ma in realtà ebbi la prima conferma forte, sorprendente anche per me, che quando una cosa uno ce l'ha dentro, alla fine puoi cambiare, puoi inventare metodo, eccetera, ma ti rimane Lo sai sicuramente chi è che gira così anche, lo sai? I cosa? fratelli, lo sai sicuramente chi anche gira così, i fratellini belgi, quei fratellini di nome d'Ardenne. Che Ah. hanno tutto lo script pronto, ma ai loro protagonisti, almeno i primi grandi film, non sapevano nulla di Sì, loro. no, io in realtà ho avuto a che fare con loro solo indirettamente. Devo dire che una cosa bella nella mia carriera, non mi sono mai sentito meglio degli altri. Certe volte mi arrabbio quando vedo le sole o quelle che io considero i falsi d'autore, ma mi ha fatto bene, è stata una grande soddisfazione essere chiamato per la visione dei miei film e anche essere citato da grandissimi registi nella mia carriera. E Vento di terra che uscì in Belgio anche da loro, che però è stato un contatto, diciamo così, per interposta persona, perché il distributore belga aveva un rapporto di amicizia con loro. Questa cosa io non la sapevo. Ho citato i Dardenne perché sicuramente il tuo cinema è il cinema che loro amano e che loro fanno, quindi No, senza. io sono. Però poi è al contrario. Poi alla No. fine devo dire che nella mia carriera, a un certo punto di una cosa che rivendico, posso dire di avere tre braccia, non so come dire, un braccio documentaristico che per me è uno strumento come una racchetta per un tennista, questo dei primi film che abbiamo parlato. E poi dei tentativi o dei film, solo tentativi, insomma, fatti, cercando di applicare un metodo mio con magari degli attori più strutturati o delle storie completamente diverse. Insomma, è anche stato figlio quello di un tentativo di fare qualcosa di diverso, di non giocare sempre nello stesso cortile. Ecco. Quindi, Sarebbe penalizzante cercare di fare sempre lo stesso film, quindi io capisco. infatti. E qui comunque io una domanda te la devo fare poi, Vincenzo. No, Sì. finisci il concetto, vai, vai.
No, e quindi praticamente no, diciamo che Dardenne, ecco, per esempio, negli ultimi, io conosco la loro cinematografia a memoria e non ho mai voluto, diciamo così, non ho mai voluto copiarla o cercare di, insomma, ne riconosco il grande valore, ma però poi negli ultimi film che hanno fatto, per esempio, ecco. Hanno tentato anche loro strade diverse. E quello è il tentativo di giocare, ti ripeto, su un problema che adesso, no? Per come sta andando il mondo, come andava prima di questa cosa. L'idea appunto che dobbiamo essere un po' tennisti, no? Che sa saper giocare sull'erba, sulla terra rossa, sul cemento più duro, quello più morbido. Perché ormai è cambiato, insomma, è cambiato tutto con le nuove tecnologie, ma soprattutto anche con le nuove piattaforme. Adesso, con quello che è successo, chissà che cosa succederà. Adesso ci arriviamo. Senti, no, dicevo appunto, qui c'è una domanda che non è cattiva, anzi, penso che tu la accoglierai come. Perché c'è stato un film dove tu appunto hai tentato il salto di qualità e che purtroppo è andato, diciamo, non bene e che comunque dico a tutti che da Hollywood c'è. Ed è un film, io ti faccio subito la domanda. Se potessi tornare indietro, cambieresti qualcosa in quel film? E parlo dell'ora di punta, ovviamente. Guarda, io non ho mai voluto, nel momento in cui avrei potuto dire tutto quello che era successo nel film, soprattutto quando andai sotto attacco, da orgoglioso napoletano e da quello che mi hanno insegnato nella mia vita, non l'ho fatto. Mi sono preso tutte le frecciate addosso. E non ho usato argomenti veri che adesso poi nel corso degli anni sono passati 13 anni, già in un'altra occasione ho raccontato, quindi racconto, insomma, adesso anche con tranquillità tutto quello che è successo. E diciamo che prima di tutto il film nasce su una cattiva stella, perché durante le riprese, alla seconda settimana di riprese di questo film, muore mio papà. Dopo un calvario non bello, anzi, calvario. E quindi niente, diciamo che io stavo da un'altra parte. Avevo il cuore e la testa da un'altra parte e avevo un contratto, dovevo onorare quel contratto. E dopodiché successe che siccome io volevo andare in ospedale a trovare mio papà, prima di morire, praticamente dovetti rinunciare a tutta una serie di scene, dove il produttore su questo fu affettuoso, disse: "Guarda, io non ti dico, però tutto non puoi avere. Se vuoi andare, però non puoi girare delle scene." E io che ho sempre partecipato, come ho detto prima, molto fortemente al montaggio, sapevo perfettamente qual era il limite per cui mi potevo muovere. Però poi a un certo punto arrivi in un posto dove si va per ellissi, se non lo racconti. Tutto quello che sto dicendo non è scusante, poi dopo ti No, rispondo. no, Da no, no. essere umano, adesso sto rispondendo da essere umano, poi ti rispondo da professionista. Insomma, quindi alla fine è chiaro che non volevo perdermi gli ultimi giorni di mio padre, tagliammo una serie di scene che erano previste nel copione, e poi le critiche, quelle più spietate, guarda caso, attaccavano molto, diciamo, una serie di passaggi mancanti, e io però su quello non ho mai, non, diciamo, non sono mai, non, non, è andata così, ecco.
Non c'hai pianto sopra, non c'hai pianto sopra. Insomma. Erano talmente due cose, sono state due cose talmente dolorose, perché poi in realtà poi è successo un casino. Poi, ecco, poi il film fu preso meritocraticamente a Venezia, in concorso, lasciando fuori dei film che erano molto più candidati del mio. All'epoca il direttore Müller fece una scelta anche coraggiosa, cioè di prendere tre film di autori giovani, lasciando fuori quelli di una generazione prima, e quindi andammo io, questo Paolo Franchi e questo Andrea Porporati, e fummo massacrati in una maniera anche molto violenta, e in più si unirono delle cose assurde, cioè proprio il treno quando ti fino alla fine. E cioè che io, la protagonista del mio film era Fanny Ardant, e Fanny Ardant poco prima della proiezione di Venezia disse che Renato Curcio era un eroe, si scoppiò un casino ulteriore, e io mi ricordo la vigilia della proiezione, la Lega disse che non era ospite gradita in territorio veneto. Io la chiamai a Parigi e dissi che volevo che venisse lo stesso, lei venne con un atto di coraggio, ma c'era una tensione incredibile. Io mi ricordo che gli misero a disposizione due guardie del corpo, e dopo aver insistito molto ci andammo a fare una passeggiata dall'Excelsior il giorno prima di pomeriggio, arrivammo fino al Palazzo del Cinema e tornammo indietro, perché tra dimostrazioni di affetto c'erano molti insulti intorno a noi. In più i primi due film italiani erano stati molto criticati, io arrivai a Venezia con un peso molto forte di dover, tra virgolette, l'ultimo film a salvare, ero stato molto premiato negli anni precedenti, avevo fatto un film documentario proprio l'anno prima che era stato osannato, che si chiama Udienza Aperta, insomma venivo anche con una serie di, e quindi niente, ci fu un attacco molto forte, ci furono delle critiche molto violente. In realtà poi a Venezia in quell'epoca si facevano tre proiezioni, la prima era una proiezione stampa dove il film fu fischiato ma fu anche applaudito, poi ci fu una proiezione libera in sala d'Arsena dove il film fu fischiato, e poi ci fu una proiezione in sala grande dove il film invece fu osannato, ma io stesso riconosco con grande onestà intellettuale che molto spesso quelle proiezioni tuttora sono un po', diciamo, piene di gente che ti vuole bene, quindi, ma e quindi fu un'esperienza orribile, anche perché c'era stato questo episodio della morte di mio padre, fui attaccato, e quella è l'unica, una delle cose su cui ho ancora molto orgoglio, fui attaccato anche per il contenuto del film, perché alla fine è la storia di una guardia di finanza corrotta che la fa franca. E ci fu un'interrogazione parlamentare di Alleanza Nazionale contro il film, ci fu tutto un movimento, diciamo così, insomma. Quindi un'esperienzona. Poi mi ricordo, per esempio, dopo Venezia io presi l'aereo, andai a Toronto a presentare il film a Toronto, il film fu accolto con grandissimo risalto. Toronto è un festival molto importante, è uno dei festival più importanti, sì, del mondo. Assolutamente, sì. E il direttore del festival, che poi ha invitato anche altri miei film, rimase molto sorpreso dal racconto che io gli feci di quello che era successo in Venezia. Poi, insomma, è rimasto così. Poi, nel corso degli anni, io, legato a mio padre, non ho mai voluto rivedere il film, per una cosa mia personale. E devo dirti la verità, pensa che tre volte hanno fatto retrospettive. Mi hanno fatto delle retrospettive anche fuori dall'Italia. È incredibile, tutte e tre le volte hanno invitato tutti i miei film, anche i documentari, ma non hanno proiettato L'ora di punta.
E questo da una mia... Io poi signorilmente andavo lì a presentare, ero l'ospite d'onore, la retrospettiva, non ho mai chiesto, certo, non voglio fare polemiche. Però evidentemente, io che sicuramente lo ritengo un film pieno di errori e anche un film assolutamente che non è il migliore che ho fatto in vita mia, ripensare a, insomma, a quanto ha fatto in periodo. Io ti ringrazio, Vincenzo, perché tu hai risposto prima di tutto molto onestamente e hai svelato una cosa che potevi, giustamente, molto personale, che io sapevo. Ma io sapevo quella della morte di tuo padre, io la sapevo, perché quel periodo appunto ci vedevamo, tu eri molto preso da queste due cose, io ti ricordo perfettamente, preso fra il set e questa cosa della malattia di papà, e so quanto tu tenevi al tuo papà, quindi ti ringrazio di averlo reso pubblicamente, perché comunque è una cosa che potevi anche tenere per te e rispondere solo alla mia domanda, che invece era appunto se potevi, ma hai già risposto, perché quando hai detto che non hai potuto girare altre scene, che non sei stato in fase di montaggio a fare quello che volevi fare, è chiaro che tu hai risposto alla mia domanda, che se potessi tornare indietro e cambiare qualcosa, avrei dovuto dire al produttore, perché la malattia era arrivata, era io non posso, e invece mio papà, che poi era una mente, mio papà era un grandissimo psicanalista, mi spinse, lo vide pure come una cosa vitale per lui. Ho peccato di onnipotenza in una fase, il film fu girato, iniziò le riprese a inizio febbraio, e quindi a gennaio già si era capito, io forse non l'ho potuto vedere, certo, il fatto di mio padre, e lì ho peccato di onnipotenza, avrei dovuto dire non ci sono, poi quando stavo là per dirlo c'erano tutti i contratti firmati, sì. E la non scelta che ho fatto sul, diciamo, abbandonare il film e abbandonare mio padre, non me ne sono mai pentito, come ti ripeto, però è una scelta che ha pagato sicuramente in termini diciamo realizzativi. Poi ci sono tutta una serie di cose anche molto molto violente che ho subito, insomma, attacchi personali, insulti, però quando ero ragazzo, all'inizio del periodo della mia formazione, avevo letto spesso di storie, no? Dei registi, di quelli veramente grandi per cui uno studia, e quindi insomma ero diciamo così, ecco, così violento non me lo sarei mai aspettato, ti dico la verità. Senti, Vincenzo, scusami. No, concludo, perché poi si allaccia poi all'ultimo film che ho fatto. Io, dovete sapere che tra tanti registi che mi amavano molto, che mi hanno chiamato, quelli per cui io ero impazzito vedendo i loro film da ragazzo, c'è uno che mi ha sempre citato, che se però vedi i miei film e quelli suoi non c'è niente a che vedere. Poi c'è un aneddoto, il perché io me lo fico. E questo grande regista si chiama Mario Monicelli, però, il quale ho avuto degli incontri con lui, e il quale poi in quel periodo incontrai, dissi, sai, c'è qualcuno del cinema che vive intorno a casa mia e se mi vede gira la testa adesso. E lui disse, ma sai quante volte mi è capitato a me? Ma mandali a fanculo, e comunque sia, ricordati, lui era netto, era il regista che non sbaglia un film. Ma che cazzo di regista? E con questa frase, diciamo così, mi ricordo che quel pomeriggio lì a Monti fu... Ti ha dato un po' di serenità, parlavamo di mostri sacri. Di fiducia, certo. Parlavamo di mostri sacri, parlavamo di grandissimi.
senza voler mettere il paragone, No, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Vai Giorgia, di. No, io mi volevo prima insomma di cominciare a parlare anche del tuo ultimo lavoro, Vincenzo. C'è una ragazza che ci sta seguendo, si chiama Giusy, parlando appunto di Fanny Ardant. Lei ti voleva chiedere come è stato dirigere un'attrice come Fanny Ardant, però capisco anche che insomma forse è stato un momento difficile per te. Non... Quanto hai preso dal lavoro con lei, quanto sei riuscito a vivertelo, pur vivendo invece una situazione personale come quella che stavi vivendo, insomma, un'esperienza con un'attrice così strutturata e importante. Guarda, io in realtà ancora oggi, quando accendo quella macchina, mi scordo, quelli che hanno lavorato con me lo sanno, dico sempre che vengo, diciamo, posseduto da quell'altro Vincenzo. Quello un po' molto quindi anche in quei momenti comunque quello che dovevo fare magari ecco la messa in scena era meno curata, era meno piani eccetera eccetera per il discorso del tempo che facevo, ma io gli dissi io ti tratterò e ti dirigerò come ho diretto i pescatori napoletani. E lei questa cosa l'andai a trovare a Parigi e lei questa cosa l'ha molto apprezzò la sfida e praticamente una grande lezione è stata che praticamente ha accettato il metodo di lavoro di un giovane regista. Io all'epoca avevo 33 anni e quella è stata una grande lezione, credo che è una grande lezione anche per tanti che hanno dei grilli nella testa, che poi pensano che bisogna assolutamente mettere un marchio recitativo su qualcosa. In realtà il bello di questo mestiere è che puoi fare un film con me, tra 3 mesi ne puoi fare con un altro, tra 6 mesi puoi fare un colossal, tra un anno una commedia becera e così avanti, e un western, e ci sono le teste dei registi che cambiano, insomma. Quindi la grande cosa che io riconosco e la grande cosa che poi nel tempo, se lo ha fatto lei, lo possono fare anche gli altri, questo continuavo a dire, era che lei si è messa a disposizione da grande professionista, sposando il film, sposava il regista. E si è messa in una dinamica di questo lavora così e io lavorerò così, insomma, chiaramente poi grande professionista e soprattutto mai una scena da un capriccio, un capriccio. No, lei impazziva solo per i capelli, mi ricordo, i capelli devono essere perfetti per... andiamo avanti sì. a quasi ai giorni nostri, perché poi adesso arriveremo a un film che Vincenzo ha già girato ma che ancora pochissimi hanno visto perché era in uscita, però prima di questo io vorrei parlare del penultimo film, perché è un film molto interessante che comunque ha avuto ce ne sono altri 3 Marco, lo so ma non li facciamo tutti, dai. Va bene, perché sennò... lo sai che ore sono le 3:20, tu avevi detto volevi stare a mezz'ora, avevi detto no. No, per me parliamo anche di tutti quelli che vuoi e quelli che tu... No, perché pensavo che... Però io volevo fare un discorso a parte per L'Equilibrio, che è un film importante secondo me, un film che comunque tu hai ripreso questa territorialità, perché quello prima era molto autobiografico, non so nemmeno se ne vuoi parlare o meno, quello con Scamarcio, ed era un film a più ecco, da viaggiatori, diciamo, no? da chi è costretto anche a viaggiare, non solo che lo viaggia per piacere, ma chi per il destino o l'intrecciarsi delle storie è costretto a viaggiare. No, se ne vuoi parlare, parliamo anche del film. Ma io diciamo che poi dopo quell'esperienza dell'ora di punta cominciano altre situazioni di vita mie e faccio 3 documentari
che sono il grande progetto, il gemello e l'amministratore, con cui io mi tolgo una serie incredibile di soddisfazioni, anche nel giro per il mondo. Vengono premiati, apprezzati, recensiti in maniera ottimale. Il film Il Gemello, il primo film che io torno a Venezia, dove voglio ricordare che io sono stato 8 volte, quindi diciamo esclusa quell'esperienza, poi che comunque è un film che a 33 anni mi ha portato in concorso a Venezia, quindi certo, che è una cosa che rimane, non è solo con l'ora di punta. E quindi io torno col Gemello nel 2012 e alle giornate degli autori, che si facevano nella stessa sala dove avevano fiscato l'ora di punta, e mi riapproprio praticamente di una situazione, ecco, che mi era rimasta per 5 anni. No, poi a te era congeniale. Il Gemello, diciamolo, è un documentario fino a un certo punto, cioè un semidocumentario, perché poi c'è anche molto. Certo, l'hanno considerato film, anche se è completamente documentario, insomma. Sì. E quindi fu apprezzatissimo a Venezia, insomma, tornai a casa, ecco, con grandi soddisfazioni e anche con grandi elogi, eccetera, eccetera. L'anno dopo feci l'amministratore, nel 2013, e fu preso il concorso, aprì questa sezione di Roma, Festival di Roma, con Müller, che mi rivolle dopo l'ora di punta e mi regalò anche una cosa molto onorifica, una retrospettiva dei miei film di documentario dedicati a Napoli, che fu fatta al Maxi durante il Festival di Roma, e quindi furono proiettati tutti e 5 i capitoli dei miei film di documentario dedicati a Napoli, che si sono interrotti poi quel giorno, ma non per un motivo, perché poi il 2014 feci questo episodio del film collettivo dei Ponti di Sarajevo. Bellissimo. Andammo a Cannes, fu anche quella un'esperienza molto bella. Poi nel 2015 feci La Prima Luce, che è anche un film, anche quello è un film che mi ha dato tante soddisfazioni nel corso degli anni. Anche quello fu invitato a Venezia e ha girato moltissimo con insomma grande soddisfazione. Poi, diciamo, in maniera molto sorprendente, di solito perché passa sempre un tempo, io volevo fare un documentario su volevo fare il sesto capitolo dei miei film documentari dedicati a Napoli su un prete. Andai a fare mesi di sopralluoghi su questo prete, che doveva essere un grande prete di quelli anni di Camorra, e poi io cominciamo a girare questo documentario con una piccola troupe, secondo uno schema consolidato nel tempo, e poi praticamente scoprì che l'aria non era così profumata. Lo scoprì anche il prete, che il mio metodo di lavoro non l'avrebbe forse troppo favorito, e ci cacciò anche con un tono che forse non è proprio il migliore per un sacerdote. Io avevo questa troupe messa su dal mio storico produttore Gianluca Arcopinto, e ci cacciò. Avevo girato pochi giorni, capì che non era un film autocelebrativo come quelli che faccio di solito in vita mia, e quindi niente, aveva paura delle conseguenze del territorio in cui vive, e anche del suo nome. Quello quindi diventa Don Antonio poi, o no? Sì, a quel punto io torno a casa e dico a Gianluca Arcopinto, dico: guarda, io questa cosa non me la tengo. Allora, o facciamo un articolo, andiamo a parlare con i giornali, o facciamo un film di finzione. Per mantenere l'equilibrio. E un mese e mezzo dopo avevo questa storia,
e invece del regista che va sul territorio per fare un film, mi invento un prete che va a sostituire l'altro prete. E quindi sia nella prima luce che nell'equilibrio io accetto che qualcuno mi dice non mi piace, mi fa schifo, non mi ha regalato nulla, però per motivi diversi, sia l'uno che l'altro, non accetto che qualcuno mi dice non è vero, non ci credo, no. È verità pura. Che poi il protagonista dell'equilibrio va a sostituire, cioè è una persona, diciamo un uomo, oltre che un prete, che va a sostituire un prete del luogo che è quasi un'icona, quasi un idolo per la gente del posto. E lui invece, che viene da una situazione difficilissima e torna nella sua terra per dare a se stesso una prova di essere ancora vitale, si trova a combattere appunto con questa male odore, come tu l'hai. Sì, e soprattutto tanti episodi. Per esempio, c'è una cosa che la gente ha trovato. Allora, io sono un profondo conoscitore della Bibbia, non so, c'ho delle ossessioni nella mia vita, la Bibbia e tutti i clan camorristici, tutti i clan mafiosi, cioè ci sono delle cose di ossessione che poi... Giorgia si è messa la mascherina, non so se è contro di me o... No, c'è un cliente, vi ascolto, ma stacco, io vi ascolto, però vi devo togliere un attimo il video, arrivo. Vai tranquilla. E quindi, in realtà, una delle grandi soddisfazioni è essere riuscito a fare un racconto cristologico molto, molto bello, diciamo, per me, attraverso l'allegoria, attraverso insomma, tutti i passaggi della vita di Gesù in un film, in un racconto cinematografico. L'altra soddisfazione era quella che sono riuscito a fare una cosa tecnicamente molto complicata, cioè sono 100 piani sequenza, il film è stato girato unicamente in piani sequenza. Sono 100 piani sequenza dove il protagonista è sempre in scena, dalla prima all'ultima inquadratura. E ci ho rimesso un po' la salute, però almeno è un diciamo, livello alto, anche per il livello formale, importante, che aveva un senso. È un bellissimo film, tecnicamente e anche stilisticamente. Però tante volte mi dicono... la storia della capra nel campo, che sembra poi un'allegoria, la pecora. Era nel campo di calcetto, dice. E quello era vero. Quando io andavo a fare il documentario ho trovato delle cose incredibili. E quindi, diciamo che è stato... E poi, appunto, adesso... Per tornare... Dove è girato esattamente, Vincenzo? Allora, il film, diciamo, l'ambientazione è ispirata a un posto, ma il film è girato in un quartiere molto tosto di Napoli, che vedi, nel momento in cui lo stavo dicendo, a Ponticelli, che è un quartiere di Napoli molto, molto tosto. Però anche là abbiamo avuto... Sono andato io, e ogni volta vado io e finora è andata bene, tranne col prete che anche là è andato io. E poi per tornare ai viaggi, l'episodio è ultimo perché praticamente mi chiamano a fine gennaio e mi dicono che volevano invitare l'equilibrio adesso ad aprire un festival a Teheran, in Iran. E io dico il paese di Kiarostami, che per me è stato un grande faro nella mia formazione. E l'embargo, devo andare. E vado in Iran a portare l'equilibrio. Ma insomma, mentre sto in Iran è scoppiata la pandemia e
ho visto la trasformazione di Teheran da un giorno all'altro, mentre io stavo lì, tanto che è stato cancellato il festival dopo la proiezione. E ho rischiato perché praticamente sono riuscito a prendere l'ultimo aereo che è partito da Teheran, altrimenti Prima della chiusura. questo per tornare ai viaggi che poi. No, no, certo. Nel frattempo tu avevi già girato però il nuovo film del quale abbiamo visto il trailer e del quale tutti sanno già tutto perché era già stato presentato con una conferenza stampa e tutto. C'è la data di uscita alla fine del trailer, 16 marzo nelle sale. Sbaglio, 16 marzo? Sì, era il 12, però 12, eh. 12. Comunque, alla fine del trailer si legge la data di uscita e stock è fermato. Il film è con Massimo Ghini. Di questo ti prego di parlarne perché veramente non l'abbiamo visto. La volta buona, se non sbaglio, si intitola. Sì, io un film. Io avevo questo grande rapporto con Monicelli. Lui mi disse un giorno che, avendo visto i miei film di documentario, che hanno, tu qualcuno forse l'hai visto, anche una parte ironica molto, molto importante. Pronunciata. Lui mi disse: secondo me tu hai un altro braccio, mi disse, e un giorno lo userai. Metterei questo anche in un film di finzione. Un giorno andai a casa di un amico, mi aprì la porta e disse: ti devo dare una bruttissima notizia, a cena è morto Mario. E io fui molto colpito da questo evento. Tornai a casa e scrissi una storia ispirata ad un avvenimento di cui avevo saputo in Cile, e cioè che un ragazzino della favelas, in una delle tante favelas di Santiago, che sono molto più degne, però lo devo ai miei 10 anni cileni, di quelle di altri paesi. Insomma, in una población, così si chiamano a Santiago, c'era un bambino, un fenomeno, che ai semafori faceva i giochetti col pallone, intratteneva il pubblico e guadagnava dei soldi così facendo. Un procuratore dei calciatori aveva conosciuto questo ragazzino, aveva capito che era un grande talento e se l'era preso sotto la sua ala protettiva. Ecco, io unendo queste due cose ho realizzato questo film, e cioè un uomo alla deriva nell'estrema periferia di Roma, un procuratore dei calciatori fallito, quindi con dei rimandi nel tentativo di una commedia nobile, di una nobile commedia italiana. A un certo punto un suo amico fallito come lui, che sta in Uruguay a Montevideo, lo chiama perché gli dice che ha trovato il nuovo Maradona. E allora lui piglia parte, si mette in viaggio con gli ultimi soldi raccimolati alla meno peggio per andare a prendere questo ragazzino di 12 anni che è un fenomeno, che poi scoprirà invece lui, suo malgrado, che invece è Non uno. ce l'anticipa, e non ce l'anticipa. No, e questa cosa qua per me oggi è un film appunto anche molto diverso rispetto a quello che ho fatto prima. Ho visto che è stato apprezzato dalle persone, da molta stampa che ne ha scritto già molto bene. Ci sono andato con i piedi di piombo, con grande rispetto, però con la voglia di fare un altro salto nel vuoto, girando a Roma con tutti attori molto romani. Ho scelto Dorbella Monaca per tornare, insomma, a quello che per me è sempre qualcosa di importante nelle location della verità. E penso, senza dir nulla, che possa essere un film molto importante anche per quello che stiamo vivendo in questo momento, di questa vicenda della pandemia, del virus, eccetera, per motivi trasversali, cioè, che forse molte persone in questa fase della vita così nuova, così forte, forse hanno fatto una riflessione su quali sono le cose veramente importanti. E questo film, secondo me, arriva molto forte su questo.
Però non so se qualcuno mai lo vedrà. Non so. No, assolutamente sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, in qualche maniera si vedrà. Mi dirai che, ecco, come dicevi tu adesso, stanno cambiando molto le forme di fruizione del cinema, e quindi chissà, magari verrà trasmesso in una piattaforma o verrà messo in una sala, una multisala con i posti separati. No, vedremo un po', insomma, però il film è bello, il trailer non è di quelli che a me piacciono, non so quanto purtroppo voi registi non avete mano sul trailer, secondo me, perché è il film che è il trailer che ti racconta il film. Io preferisco sempre una sola immagine, magari con un po' di musica sotto. Guarda, su questo è incredibile, ho anche dovuto lottare per togliere un paio di scene che avrebbero ancora di più svelato il film, certo. Sì, pensa che io però quando ho vissuto in Cile, il cinema praticamente lì sono tutti dei multiplex, non esiste più, esistono due cinema a Santiago che sono rimasti negli anni 70 praticamente, anche il signore che ti dà il foglietto con il posto, dove ho visto, per dire, in uno di questi cinema ho visto il no di La Rain, perché se no non lo vedevo. E quando vedi nei multiplex cileni, però sono tutti chiaramente di formazione statunitense, i trailer originali nordamericani, statunitensi, sono impressionanti, Marco, durano 5 minuti e vedi tutto, vedi pure il film. Alla fine non vai a vedere il film, ma anche proprio per una questione di rabbia, cioè è assurdo che mi sveli le scene, tutto, cioè ti fanno capire il passaggio, perché poi sono cronologici, cioè ti fa vedere come sta lui prima, poi quando vede il ragazzino, poi dopo il ragazzino arriva, poi il ragazzino c'ha il problema, e no ragazzi, cioè fate... Io sono su questo, il problema è che ci sono molte scuole di pensiero su questo, e io preferisco, diciamo, un trailer molto più meno esaustivo. Bravo. Però sai, anche sul manifesto, il manifesto per esempio, per fortuna è passata un'idea mia e non ce l'ho presente, com'è? Praticamente questo bambino in mezzo con un pallone di pezza sulla testa e i due continenti, cioè il continente latinoamericano e l'Italia. È l'Europa, sì. Ed è anche una cosa che per cui io sono partito. Io so che tu, ma credo anche Giorgia, siamo appassionati oltre che di cinema, di calcio, no? Poi alla fine, in questo momento, un'altra cosa da cui ero partito per fare questo film, e ci tengo a dirla, è che spesso e volentieri ci sta, in questi ultimi periodi, prima della pandemia, ma anche adesso della pandemia, sento il discorso sugli emigrati, sui migranti, su discorsi che hanno a che fare col razzismo, che non mi viene un'altra parola. Poi però, è quella. Quando poi quelli delle favelas dell'America Latina o dell'Africa nera hanno questo talento divino di saper giocare a pallone, allora quelli non sono più i poveri disgraziati da voler cacciare a calcio, ma vengono introdotti in una società quasi no. E questo, quando faccio lezione ai ragazzi di cinema, faccio sempre questo parallelismo tra il calcio e il cinema. E cioè che il calcio è bello perché entrano in campo 22 persone, molto spesso nel quello professionista sono i figli dei reietti, sono i figli delle borgate, sono i figli di papà non riconosciuti, che non le hanno riconosciuti, sono i figli di quelli che non sanno mettere in fila due parole, ma hanno un talento straordinario, e devono uscire tutti dal campo, ne rimane uno che è l'arbitro. Io quando faccio lezione dico, ecco, preparatevi a fare il cinema, è la stessa cosa, solo che non c'è un giudizio univoco. E quindi uno si sveglia la mattina e dice, bellissimo questo film. E
quello accanto dice fa schifo, così come vale per un'interpretazione di un attore. E boh, forse alla fine si ha ragione solo quando è il tempo, no? che darà, vedrà quanto un film ti rimane almeno un alone, qualcosa nella memoria di chi l'ha visto, un qualcosa che giustifica poi questo, perché se devi rimanere allo specchio, chi è che dice che è bello, chi è che dice che è brutto? Dice il pubblico. Però noi sappiamo che abbiamo cambiato la nostra vita per quei film che magari il pubblico non ha apprezzato immediatamente. È vero, verissimo, assolutamente. O comunque una passione per un film, una passione per un mestiere, che appunto è quello del cinema, può nascere anche da un film che ai più è sconosciuto o quantomeno insignificante. Quindi questo sappiamo benissimo quanto questo conti poco. Poi, insomma, il catalogo di Hollywood, sai che non... che è pieno di illustri sconosciuti, di autori poco conosciuti, comunque secondo me meritevoli, e manca e ha delle lacune di grandi registi conosciuti universalmente come grandi registi. Quindi io non te l'ho mai detto, a me la cosa che sempre mi è piaciuto di come è fatto il catalogo, dividendolo per zone del mondo, perché immediatamente quando vai, quando vengo lì da voi e gli altri, si rendono conto come questa sia una cosa che abbia veramente cambiato l'umanità, partendo da zone geografiche completamente diverse, no? C'è qualcuno che ha fermato la memoria, il tempo, una sua ossessione, qualcosa che aveva dentro, e ha regalato 2 ore partendo. Quindi appena uno viene lì, prende il catalogo e vede. Oggi me ne vado in Africa, per dire, oppure oggi me ne vado in Sud America. Sì, è vero, perché poi l'intento è quello, insomma, perché poi una grande passione. E per esempio io godo anche che tu abbia messo con grande giustezza i registi per nascita, cioè Polanski è un attore polacco, Miroslav Forman è un attore cieco, no? E non è, no, non è un uno statunitense, no. Anche se poi sono diventati famosi. Bravo. Unite, certo. È molto poi, bella a Polanski gli ha detto pure male andare a fare i film in America, perché, poverino, con quello che gli hanno fatto passare, poi sì, alla fine qualche cosa, un paio di calci l'ha dati pure lui, però dai. Sì, sicuramente, ma non tanto da essere ricercato a livello internazionale. Vabbè, no, questa è molto soggettiva come cosa. Io ho vissuto quegli anni e so che, non perché abbia partecipato, ma so che di orgette o comunque di casini dentro una festa se ne facevano, e ricordiamo che Polanski non è il vecchietto da adesso, all'epoca ci avrà avuto 25 anni, insomma. Sì. E questa ragazza era minorenne, non è che gli è andata a chiedere il documento, insomma, non l'ha né seviziata né chiusa dentro, non è che ha fatto il Weinstein che l'ha chiusa dentro. No. Quindi, cioè, io ho tutta un'idea mia su questa campagna infamante nei confronti di Polanski, perché lo fanno passare come un pedofilo, cioè calcolando che lui all'epoca aveva 24-25 anni, insomma, era un ragazzo e stava con una ragazza che magari ne mostrava 18-20, insomma, che era. Sì. È tutto stato già chiarita questa cosa. Tutti i paesi del mondo l'hanno riconosciuta, tranne gli Stati Uniti d'America, dove evidentemente vogliono, hanno sempre la lama pronta, no? La lama affilata per poter fare giustizia. Ti racconto l'episodio che andai con un mio film a New York e mi chiesero che all'epoca era l'attuale direttore del Festival di Roma, che si chiama Monda.
e mi chiese: Vincenzo, quali sono i tuoi attori statunitensi preferiti? Sempre tipo Joe. E io dissi: boh, pensai, e mi venne, ma non ci avevo pensato. Dissi: i tre di origine italiana. E dissi: Scorsese, Coppola e Michael Cimino. Quando feci il nome, quando feci il terzo nome, sentì dalla platea, Un gelo. proprio sentì una cosa respirare. Poi, dopo tanti anni, uno impara a sentire. Infatti, io entro subito a una proiezione del mio film, entro un minuto e so, l'hanno preso, non l'hanno preso, gli piace, non gli piace. E quindi sentì questa cosa. Finisce e lui mi disse: ah, però, sai, quella cosa te la saresti dovuta evitare, di nominare Michael Cimino. E dico: ma che cavolo dici, è un genio del cinema. E dice: no, sai, perché qui, soprattutto in alcuni ambienti, proprio non viene visto per niente bene. E tu pensa, un gigante, indipendentemente, non lo so come la pensate voi, ma insomma, Assolutamente. Concordo con te. e per un'eccentricità, per tornare ai film sbagliati, senza fare paragoni, ma per dire, certo, lui lì ha fatto fallire una major con I Cancelli del Cielo, però pare che si muovano altre cose che hanno a che fare con la sua desiderio di cambiare Sessualità. il Con la sua sessualità, mondo. Con, che poi portò avanti lui fino a prima di morire, insomma. sì, e mi disse, Monda, disse: no, pensa che se Bob, che mi parla un po' così, citando, se Bob lo incontra cambia marciapiede per pur di non fermarsi. Comunque, per quel film, Bob dovrebbe essere comunque un po' riconoscente, no? Voglio dire. Immagino. E quindi, per farti capire, poi ci sono una serie, ci sono alcuni che poi c'è un attacco, e tornare anche Sì, ma anche con la. di ipocrisia, beh, questa che hanno fatto anche col Me Too, insomma, esagerato, cioè in maniera che poi, ripeto, parte tutto da Weinstein e quello che ha fatto e va giustamente, ma ci mancherebbe altro, va giustamente perseguito e punito. Però da lì si è scatenato questo puritanesimo, questa cosa, come se nel passato, appunto, io ritorno a quegli anni, li ha raccontati benissimo Tarantino, quello che poteva succedere in quell'anno lì, nel 68-69, quello che poteva succedere nelle ville di Beverly Hills o di quelle parti lì, insomma. Quindi, Peraltro no. Tarantino non fa vedere neanche niente. No, no, ma poi quello è prima, prima perché è Beh, la successo prima. preparazione, sì. Non c'entra niente con Sharon Tate questa cosa, insomma. E, no, vabbè, quindi abbiamo anche questa versione. Vorrei finire con te parlando appunto del Sud America, che io amo tantissimo, anche se non sono mai stato in Sud America, però amo tantissimo a livello cinematografico, dal Brasile, da tutto il cinema nuovo brasiliano che io ho sempre adorato fin da ragazzo. Fino appunto hai nominato prima uno dei miei più grandi idoli contemporanei che è Pablo Larraín. Raccontami un po' del Cile, del Sud America e di come ti trovi quando sei lì. Ma diciamo che la mia storia. E se ti piace, dici pure perché c'è questo. Allora, i miei genitori negli anni 70 facevano solidarietà con i rifugiati politici scappati dalle dittature sudamericane. E quasi tutti erano argentini, cileni e uruguaiani. Io sono cresciuto con questa cosa. E quindi, quando sono cresciuto, mi sono informato e sono diventato anche, diciamo, un esperto di questi grandi temi. Ho fatto solidarietà e il mio inizio al cinema nasce con mia madre che a 12 anni mi porta a vedere un film, perché era arrivato il momento che io capissi delle cose
per cui avevo sentito manifestazioni, incontri, eccetera. E porta me e mia sorella a vedere un film che è il film della mia vita, è quello che ha cambiato completamente la mia vita, con dei riscontri molto particolari, che adesso vi dirò. Il film si chiama Missing, di Costa Gavras. È il film che io potrei recitare a memoria, ogni battuta, ogni momento. Quel film non solo mi aprì la testa su quello che andavano a fare i miei genitori con queste persone, ma anche poi è stato la possibilità di dire, ecco, con 2 ore io posso cambiare il mondo, tra virgolette. La forza del cinema. Ecco, poi mio padre da lì è partito con tutti i film che appartengono alla lista della mia vita, che sono i film di Rosi, i film di Petri, gli altri film di Costa Gavras, i film di Montaldo, insomma, quel genere lì che mio padre mi metteva davanti al televisore a vedere. Ma studia. Sì. E poi successe che quando io lasciai l'università di legge per dedicarmi al cinema, io facevo parte di un'associazione di sostegno all'America Latina e ci stavamo impegnando affinché i processi italiani che partivano dall'Italia, dall'Europa, contro i militari argentini non venissero interrotti per questa storia mia familiare. Dopodiché, in una di queste manifestazioni, conobbi questo regista che si chiama Marco Begis, con cui... Lo salutiamo, Marco Begis, se ci ascolta. Diventammo... ci fu un rapporto molto importante, io sono molto grato, mi misi a disposizione, il mio sogno era fare il cinema, insomma lui con grande generosità mi ha portato a Buenos Aires a fare Garage Olimpo, dove io ho fatto, per chi rivede il film ogni tanto mi ha usato come comparsa, chiaramente ha fatto anche chiaramente uno dei prigionieri nei campi di concentramento, non mi si riconosce molto perché avevo più capelli, ma insomma da lì fu una chiusura, una rimasi anche a Buenos Aires per motivi personali molto tempo dopo, e quindi lì ci fu tutto, ci fu il cinema, ci fu tutto quello che avevo studiato, le dittature, la potenza del cinema. Marco era diventato una persona per cui io parlo di all'epoca chiaramente, un grandissimo affetto per la sua storia, insomma, e lì è nata questa cosa qua. E poi dopodiché succede che io qualche anno dopo incontro la madre di mio figlio, facciamo un bambino bellissimo, la madre di mio figlio è cilena, chiaramente poi ci siamo separati, adesso siamo amici, e quindi la vita mi ha riportato a Santiago del Cile con una storia abbastanza incredibile, perché Missing è ambientato nel Cile durante il periodo del golpe di Pinochet, e Marco Begis, che tutti considerano italo-argentino, è nato a Santiago del Cile, e quindi era un rimando incredibile. Infatti nel nostro catalogo Marco sta nel cinema latinoamericano. Assolutamente, bravo, anche lui. assolutamente. E poi a quel punto niente, io con i miei film sono stato invitato nei festival di tutto il mondo, come avete detto. E io per, non lo so, per una cosa di vita, ho cominciato a... mi mettevo insieme ai sudamericani, stavo con loro e sono diventato amico di tantissimi miei colleghi sudamericani, con qualcuno
in particolare con rapporti di grande amicizia, uno su tutti, Pablo Trapero, che praticamente... Che siamo, bravo! Siamo come... Mio figlio chiama zio lui e i figli mi chiamano zio a me. Mm-hmm. E, insomma, per dire, poi tanti altri che purtroppo in Italia non sono usciti film, ma io ci sono perlomeno 3, 4, 5 registi argentini e altrettanti cileni. È difficile vedere dei film qui, ma con cui ho un rapporto importante, un bellissimo rapporto. Cinema sudamericano è un cinema che adesso anche quello bisognerà capire molto fortemente che cosa succederà con questa crisi, con tutto quello che ha comportato. Certo, ma anche loro amano molto girare come il tuo cinema, d'altronde, e come quello. Forse per quello. Amano girare per strada, amano girare in mezzo alla gente, è un cinema sempre di coinvolgimento molto, non è teatrale, cioè non è il cinema da quattro mura, quello argentino, quello cileno o quello sudamericano in genere, amano molto gli esterni e quindi sicuramente anche loro sono molto penalizzati da questa situazione. È cambiato molto perché si è passato da un realismo magico che dei film, diciamo, degli anni 80, gli anni 90, di grandi autori, non so, quello che tu puoi avere, che io film datati, che però insomma hanno fatto la storia del cinema, che sono i film di Pino Solanas, o Cabrera, o Ripstein, o Aristarain, insomma è cambiato. Poi a un certo punto la nuova generazione negli anni 90, alla fine degli anni 90, hanno portato un realismo molto più terriero, cittadino, che poi è uno di quelli con cui io mi sono, diciamo, identificato, ritrovato anche nei discorsi con loro nei primi anni 2000, quando appunto iniziavo la mia carriera. Bello, bello questo racconto del... volevo sentirlo raccontare da te anche a chi ci ascolta, a chi ci segue, questo tuo legame con... appunto con il Cile in particolare, ma con tutto il mondo dell'America Latina che ancora a noi in Italia artisticamente dà molto e al quale ancora loro sono molto affezionati, quindi c'è questo doppio filo che ci lega tantissimo con loro, quindi va sempre tenuto vivo e presente. Sì, assolutamente. Io in tanti anni, poi ti ripeto, sono andato tantissime volte in festival sudamericani, soprattutto in Argentina, paese con cui ho appunto da quell'esperienza, anche lì mi è cambiato molto la vita. Io due metà di film miei sono riusciti a girarli in Latino America. Che non è buono. La prima luce è la volta buona. Che non è il sogno era sempre farne uno intero, ma sai, quando ti vedo un po'. Dai che c'è un futuro, Vincenzo, non siamo pessimisti, dobbiamo tenere duro adesso per proseguire o quantomeno rinascere, come dicevamo con gli ospiti dei giorni scorsi, ricreare qualcosa, c'è sempre molto fervore poi, no? E chissà che appunto dalle macerie escono fuori i fiori più belli poi alla fine, no? Come è stato per il neorealismo. Quindi speriamo che sia questo. Senti, niente Vincenzo, lo sai che ora abbiamo fatto le 16, cioè tu avevi detto sto una mezz'ora, invece è stata la diretta più lunga di tutta la giornata. Sentiamo se Giorgia ci vuol dire qualcosa, se no passiamo ai saluti, aspettiamo che Giorgia... Senti, posso mandare un saluto... Un saluto. Io ho ascoltato tutto, però sto niente, non ho potuto partecipare. No, invece ti ho rubato troppo tempo. In realtà, un saluto particolare in diretta lo mando alla mamma di alla signora Cuomo, alla mamma di Vincenzo, perché Vincenzo lo sa ovviamente, ma la tessera di Vincenzo è quella di mamma
di mamma Cuomo, Fernanda, sì. Io la saluto con molto molto affetto, perché è una donna splendida e sempre piena di grande energia e di grande affetto, quindi ringrazio anche che ha messo al mondo un talentuoso autore. Non finiremo mai di ringraziare Vincenzo per i suoi film, e spero che si sblocchi presto questa situazione per vedere quello nuovo. Non vedo l'ora che sia la volta buona proprio. Ciao Vincenzo, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, e ci vediamo prestissimo, forse domani con una sorpresa, vediamo se va in porto. Domani c'è una sorpresa all'orizzonte. Ciao Vincenzo, ciao a tutti, grazie ancora. Ciao.